Altre belle immagini, ma in bianco e nero. Adesso tocca alla vecchia Padova, per cui andiamo a riscoprire la storia dei macelli con Andrea Moretto. Anticamente i macellai uccidevano gli animali nelle loro botteghe, le quali, tanto sotto la Repubblica Padovana quanto sotto i Carraresi, si trovavano quasi tutte nella contrada, detta appunto delle Beccherie, l'attuale via Cesare Battisti. Il primo macello pubblico del quale si ha notizia è quello fatto costruire da Francesco Novello da Carrara nel 1398. Si trovava oltre il ponte delle Beccherie, sulla riva del canale, dirimpetto all'attuale pescheria, e ci rimase fino al 1821. Il comune di Padova, considerato che in quel punto così centrale la città il macello disturbava, sia per il passaggio degli animali sia per l'odore che esso tramandava, decise di costruirne uno più eccentrico e più adatto al bisogno. Ne diede incarico al celebre architetto Giuseppe Iappelli, il quale, con il suo gran buon gusto artistico, ne fece un'opera d'arte. Questo macello, dove adesso ha la sua sede la scuola d'arte selvatico, ha l'aspetto di un grandioso tempio dorico, e molti criticarono gli Iappelli per aver dato all'edificio un aspetto non adatto ad un macello, con uno stile che i greci usavano solo per le sacre divinità. Il fatto è che uscì un capolavoro: le 8 massicce colonne del l'atrio sono quelle provenienti dalla maestosa chiesa di Sant'Agostino, tanto barbaramente demolita pochi anni prima. All'interno vi è un cortile circolare, ora ridotto a salone coperto, che è un largo portico a colonne greche sotto il quale si macellavano gli animali. Con l'ingrandirsi della città questo locale si rese insufficiente ed il municipio fece costruire, oltre la via San Massimo, un macello moderno che venne inaugurato nel 1908. Il vecchio locale venne trasformato nel 1910 in modo da servire ottimamente per l'odierna scuola d'arte, ma durante la guerra mondiale, nel 1916, quei locali vennero adibiti a scuola di anatomia per gli studenti di medicina che frequentavano il corso accelerato per diventare ufficiali medici, circa 1300 provenienti da tutte le università. Questo è anche il periodo.